Ragazzi, eccoci qua, il vostro Ser Barzillotto per voi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Caldo bestia, caldo spropositato al limite dello strapazzo, proprio al limite della resistenza umana. Figuratevi a lavorarci, con quelle cazzo di mascherine. E questi giorni San Pietro e Paolo, festa di Roma, la capitale, e niente, c'è movimento, è tutto a posto. Insomma, la gente un po' si muove, benone, via, no, non ci si può lamentare. Allora, ma io oggi vorrei parlare, oggi vorrei parlare, come vedete, da cosa indosso. Un po' di pallone, Serie A, campionato. Belle partite, ci sono state delle belle partite, un po' di polemiche per quanto riguarda la VAR. E con questo mi schiero con Ranieri, perché ha ragione, ha detto: ma a cosa serve? Qual è l'utilizzo della VAR? Perché dopo il rigore contro che gli hanno dato. È normale, no, ma è quello che avevo detto. Avevano dato dei rigori allucinanti anche la giornata scorsa, la prima giornata della ripresa del campionato. Incredibile. Cioè, con la VAR regola dovrebbe essere un po' più semplificata, no? Perché le puoi riguardare quante volte ti pare, puoi vedere tutte le immagini, tutte le angolazioni, tutti i frammenti video. Puoi vedere tutto e vedere, ma però devi anche capire se c'è la volontarietà e no. Io personalmente, nonostante VAR o no, però mi guarderei sempre la volontarietà. Cioè, visto dare il rigore così, uno stava così, gli è picchiato addirittura qui nel muso e è stato dato il rigore. Un altro braccio attaccato, cioè, se devono stare attaccati al corpo. Se devono stare attaccati al corpo, ma potrebbe essere attaccati, possono stare così, 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 oppure dietro la schiena come fanno di solito, ma sono sempre attaccati al corpo. E questo vale anche per le gambe. Se il pallone è uno ci mette la gamba, il difensore, e l'attaccante prende il pallone e ci va con la gamba e casca, ma il difensore era già lì fermo. Cioè, secondo me andrebbero rivisti un po' meglio questi regolamenti. Cioè, perché così rovini i campionati, partite delle squadre. Io la vedo così, eh. Poi ognuno la vede come gli pare, per l'amor di Dio. Io da non il poco intenditore di calcio la vedo in questo modo, ok? Poi parliamo di Milan, perché giustamente Milan, ieri grande prestazione, grande, normale, primo tempo, ne è ripresa un pochino meglio. Abbiamo sfruttato le occasioni che ci sono capitate contro la Roma. Caldo, giochi male, non è stata una bella partita perché ora è caldo, poi alle 5 del pomeriggio è caldo. Che le partite vengono come vengono, non si può pretendere che giochino come altri periodi dell'anno. E buona partita, il carattere dei ragazzi, hanno tenuto bene. È stato c'è corso qualche rischio, però tutto sommato non ci hanno fatto male e noi siamo riusciti a approfittare di due occasioni, e sicché prendiamoci questi 3 punti e continuiamo la corsa verso l'Europa League. E adesso puntiamo proprio verso la Roma, che ora siamo a meno 6 e ci potrebbe stare anche la rimonta. Vediamo, se non ci sbagliamo in queste ultime partite, possiamo ancora sperare in qualche posizione in più. E niente, i giocatori grande prova, Calhanoglu è già 3 partite che fa delle grandi prestazioni, ieri anche ha fatto rete, se la meritava. È un giocatore che quello che ho detto, che se diventa continuo, se trova la continuità, è uno dei centrocampisti più forti in Europa, perché c'ha tutto, c'ha tecnica, corsa, grinta, visione di gioco, è uno dei più forti che c'è. Se trova la continuità, e ancora se 26 anni, e trova la continuità, diventa un signor giocatore. Davanti abbiamo la sorpresa confermata di Rebic, che anche ieri, dopo un palo iniziale, l'ha rimessa dentro. Quello come le arriva due palloni, quello è un cecchino là davanti.
quello non sente seghe, quello la chiappa la schiaffa dentro. E ero contento per lui, per chi lo aveva tanto criticato, perché era stato parecchio criticato nella prima metà della stagione. E poi per il resto tutta una gara ordinaria amministrazione, senza tante sbavature, un buon rientro in campo di Sele Meca, il giovane belga, che ha dato vitalità, ha dato energia, voglia di fare alla squadra, e gli ha dato qualcosa in più per cercare di vincere la partita. E niente, continuiamo così, che siamo sulla strada giusta. Non siamo una squadra perfetta, siamo lontani ancora dalla perfezione. Ieri sembrava quasi una partita scapole ammogliati, soprattutto il primo tempo, dobbiamo ammetterlo, scapole ammogliati. Sono due squadre che si bilanciano, si equivalgono come giocatori, come anche potenziale. Solo che noi è andata bene, abbiamo fatto 3 punti. E niente, e siamo a posto. Vediamo la prossima cosa succederà. Speriamo bene. Per oggi è tutto, ragazzi. Ora poi domani farò un video con qualche altro argomento. Questi giorni, sapete, sono mancato per i motivi lavorativi e tutto, avevo da fare. Dite la verità, ma vi sono mancato un pochino? Un pochino, dai, fino alla mancanza mia di Riser Barzillotto, il Lord delle Colline. La sentivate, dai. Va bene. Per oggi è tutto, ragazzi. Ci vediamo. Ringrazio i miei nuovi follower. Un saluto e anche chi mi segue. Come al solito andrà su Facebook e anche sul canale YouTube questo video. Ciao a tutti, buona giornata, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Forza Milan. Ciao.